Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo in Italia e all'estero. Stiamo camminando. C'è lo staff, i collaboratori che stanno guidando e sono davanti. Io sono seduto lì dietro per raccontare, come sempre, il nostro percorso. Buongiorno a tutti gli amici in Italia e all'estero. Devo dire qualcosa di importante perché ieri mi sono talmente arrabbiato, tanto perché ho anche perso la voce per quello che volevo rappresentare in merito al caso dei 5 commissari della Calabria, al caso degli invisibili, dei parlamentari che non si vede nessuno qui su questo territorio, per quello che sta accadendo e per quello che è avvenuto ieri sera. Guido Longo, prefetto, nominato, Vibo, poliziotto, ma dovrebbe essere accompagnato almeno da, come scrive qualcuno, da 100 finanzieri per gestire la sanità calabrese. Viviamo in un territorio difficilissimo, amici. Io voglio dare il buongiorno in questo sabato perché noi stiamo percorrendo la 106, strada della morte così definita. E faccio vedere un attimo il collaboratore che sta guidando in questo momento. Siamo all'altezza di Botticello e stiamo andando precisamente a Cariati. Cariati c'è un altro ospedale, ci sta aspettando il sindaco, ci stanno aspettando le associazioni, ci stanno aspettando tutti quelli che in qualche maniera devono gridare allo scandalo. Allora, qualcuno lo diceva ieri proprio anche in una trasmissione di Titolo Quinto a Gratteri, perché ci sono le tende, ci sono i militari, ci sono gli ospedali militari. Qualcuno ha risposto perché manca il personale, ma Gratteri stesso ha risposto: se fate un concorso subito a Roma per 1000 infermieri, per 500 medici, il resto avverrà immediatamente perché c'è il personale. E il punto, come dice Gratteri, che qui se lo gioca la politica sporca, che qui si combinano anche i concorsi, che qui è tutto marcio, ed è tutto marcio davvero, è un vomito, è la politica un vomito. Credetemi, io sono demoralizzato dal silenzio, dalle persone che non dicono nulla, dalla paura che c'è. Ma questo avviene in tutta Italia, lo capisco benissimo. Non è che tutti nascono coraggiosi, tutti nascono per raccontare e rappresentare il territorio. Lo comprendo benissimo. Ma sta di fatto che in questa mattinata di sabato, del weekend, con un lockdown, parliamoci chiaro, codice arancione, è come se fosse il codice rosso per ristoratori, bar e tante aziende, perché non ti puoi muovere dal tuo comune di residenza. Quindi lo sfascio dell'economia, al di là di quello che sono i ristori 1, ristori 2, ristori 3, ristoro 4 e quello che sarà, la gente vorrebbe tornare in qualche maniera, malgrado scende anche l'indice dei positivi, scendono i ricoveri, scendono le terapie intensive, ma qui veramente, credetemi, in un territorio talmente povero come la Calabria, io sto girando in largo e lungo tutto il territorio e c'è una disperazione sulle strade che non vi dico, non c'è il movimento, manca tutto. Allora dobbiamo avere il coraggio di uscire, di scendere in piazza. Non basta Lino Polimeni, perché quando parliamo di senso civico parliamo di scendere in piazza. Amici miei che siete a letto ancora, qualcuno sarà a letto sul divano, parliamoci chiaro, il cellulare ce l'avete in mano dalla mattina alla sera a chattare o a scrivere o rispondere ai tanti problemi che ci sono sul territorio. Se non prendiamo coscienza tutti noi e ci assumiamo la responsabilità penale e civile di intervenire per il bene dei nostri figli, dei nostri nipoti, quello che volete, qui veramente non se ne esce più, perché non può essere uno Stato, una regione commissariata, uno Stato di polizia, non ci può essere tutto questo. Noi abbiamo perso la serenità, non c'è più la serenità nelle case, c'è molto nervosismo, lo vedo da casa mia, anche perché dal 30, grazie a Dio, Loris ritornerà all'asilo, ma quanti bambini stanno soffrendo vivendo questa tensione del lockdown, quanta gente sta vivendo una tensione legata a quella che è l'economicità. Rendiamoci conto che c'è gente, specialmente nel sud, che ha tanta di quella dignità, che spesso si vergogna dello stato che ha in casa. E allora
per quelli che ci stanno seguendo e per quelli che ci seguiranno. In questo momento noi continuiamo a lavorare, a dare voce a chi non ce l'ha. Ecco, potevo stare tranquillamente oggi nel weekend a dedicarlo alla famiglia e dedicarlo principalmente al piccolo, ma sono qui perché so che la gente ha bisogno di me. Io chiedo scusa quando io mi arrabbio, perché veramente mi va il sangue alla testa, da buon calabrese mi va il sangue alla testa per quelle che sono le ingiustizie che subiamo da 30 anni. Colpevole un sistema criminale, politico, masso mafia, ci sono i colletti bianchi, c'è una complicità allucinante anche tra la gente comune che vuole rimanere in questo stato di bisogno. Non va bene così, perché io non ci sto. Io denuncerò tutti televisivamente con articolo 21 in merito a questa situazione. C'è un disastro politico e questo disastro politico le hanno combinate quelle famiglie, i consiglieri regionali che hanno le cliniche, quelle famiglie che hanno gestito il male affare delle cliniche private per distruggere la sanità pubblica. La politica è responsabile al 100% del nostro disastro del territorio. Manca la viabilità, mancano i treni, mancano gli aerei, manca tutto. Siamo in un territorio, lo dico perché lo vivo, H24, a 360 gradi giro e racconto il territorio e so quello che dico. Nessuno mi può smentire. Conosco i 400, prima 9 comuni, oggi 404 comuni. Conosco le problematiche di questo territorio, conosco la povertà, conosco il bisogno che ha il 70% del territorio. La disoccupazione giovanile, siamo vicino al 60%, ci sono over 50, over 60 disperati, ma attenzione, quando difendo i commercianti parlo di gente che non sa più cosa fare, perché non hanno attività, non hanno un mestiere, sono commercianti, gente che ha gestito per 30 anni, 40 anni la propria attività commerciale e che ha 50, 60 anni, come chiude la serranda? Chiude la serranda per andare dove? Chiude la serranda per diventare un disoccupato e poi suicidarsi? Chiude la serranda per che cosa? Ma c'è il crimine, la criminalità organizzata che sta provvedendo con i ristori, il ristoro dell'usura. L'usura che c'è in questo momento. E come dice anche l'ultimo libro di Gratteri, c'è il problema che si prendono in mano le aziende. Quando vi dicono e vi raccontano che qui non c'è la criminalità organizzata, vi stanno raccontando una grande bugia. Qui viviamo a tu per tu con la criminalità organizzata. Nei paesi ci sono gli uomini, gli affiliati che girano, che fanno fanno le vedette. E noi entriamo in un territorio e sappiamo che siamo controllati a vista. Sanno benissimo il lavoro che svolge Lino Polimeni. Ma questo territorio con le famiglie, sono 220 famiglie famiglie di 'ndrangheta, 80.000 affiliati, 55 miliardi di fatturato, ma chi li tocca questi? Questi giocano e fanno quello che vogliono. Uomini della magistratura, sono pochi quelli che possono gestire e aiutare questo territorio. La verità è che le famiglie calabresi, che vivono anche la gente del sud, che vive tra mafia, 'ndrangheta e camorra, o Saga Corona Unita, vive questo territorio, vive così perché i nostri villaggi sono perseguitati dalla 'ndrangheta, pagano la guardiania, pagano la lavanderia, la frutta, il pesce, viene imposto dalle famiglie criminali. Qui per costruire un'attività o costruire un palazzo, un centro commerciale, prima deve andare dal compare, chiedere l'autorizzazione e la famosa frase: a chi appartiene questo territorio? Prima vai dall'antistato, se l'antistato ti autorizza, poi vai dallo Stato per chiedere le autorizzazioni. Questa è la verità. Chi racconta altre cose vi racconta il falso. Perché io che vivo da tantissimi anni questo territorio e lo vivo professionalmente, questo è quello che incontro in giro. E quando mi raccontano i commercianti e gli imprenditori le pressioni criminali che hanno, voi non avete idea. E allora è facile fare il giornalista da Roma o da Milano, è facile raccontare, gridare o fare leoni di tastiera da altre realtà e da altre regioni o dall'estero. Dovete vivere il territorio e stare qui su questo percorso. In questo momento siamo a Steccato di Cutro e abbiamo questo panorama a Steccato di Cutro. Passiamo e vediamo queste immagini. Qui è Steccato di Cutro, qui ci sono le famiglie che comandano, quelle di Isola Caporizzuto che hanno il territorio in mano. Qui c'è un villaggio che è stato massacrato e questo signore del Porto Caleo rimane, Dominiani rimane scortato H24. Questa è la realtà, questo bisogna raccontare.
ascoltare in questo territorio meraviglioso che è la Calabria, una terra splendida, 800 km di costa, mare, montagna, potremmo essere la California d'America, per colpa di uomini incapaci che hanno cercato di gestire la propria economicità con la 'ndrangheta, siamo ridotti in questo stato. Questo è il territorio che vi racconta Lino Polimeni, che ve lo racconta tutti i giorni. Ecco perché io mi arrabbio. E a proposito, qualcuno ha scritto che io, che lo staff di Articolo 21, la redazione di Lino Polimeni, ha censurato e ha cancellato e ha bloccato degli utenti. Attenzione, continueremo a farlo, perché io non offendo nessuno e gentilmente chi vuole chattare e scrivere nella mia pagina deve essere educato, responsabile, perché io sono responsabile della pagina e quindi devo in qualche maniera tutelare anche chi viene offeso. E se offendete la mia persona, vi cancello e vi blocco, perché non mi puoi dire coglione, perché io non sono un coglione o uno stupido o che cavolo stai dicendo, perché io non voglio che nessuno offenda la mia intelligenza, perché se tu fai il leone di tastiera o voi fate il leone di tastiera nascosti, per quanto riguarda un profilo falso è facile così scrivere, ma ci vuole mettere la faccia. E quando parla qualcuno che vuole scendere in piazza, buttare giù un comune, andare contro la politica, sono solo chiacchiere, bla bla bla. I calabresi non scendono in piazza, questa è la storia. Sapete quando scenderanno in piazza? Quando moriranno di fame, quando non avranno né il pranzo né la cena, fin quando ci sarà un piatto di pasta che lo porterà la nonna o la pensione della nonna o qualcuno che ti aiuta e che la suocera ti porta la spesa a casa, la rivoluzione nelle piazze calabresi non ci sarà mai. Amici italiani, quello che vi sto raccontando è la pura verità. Io posso anche sbagliare, ma ho l'umiltà di chiedere scusa, perché tutto quello che faccio lo faccio in buona fede, rischiando sulla propria pelle, sulla mia vita, quello che sto facendo. La politica, le imprese, tutto quello che noi abbiamo sempre difeso l'abbiamo fatto a gratis, come si dice, sempre per migliorare e premiare il territorio. Ma è difficile, perché fai una cosa poi ti arrendi, perché vedi che non c'è reazione. Allora, se tu non hai reazione, non c'è reazione da parte della gente. Ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Se questo Sud non risponde e non scende in piazza in maniera non violenta per tutelare i propri diritti, perché solo Lino Polimeni deve gridare, deve perdere la voce? L'altro giorno, ieri stavo perdendo anche, veramente non avevo più ossigeno per quello che era il dolore, il grido. Io sono da rimetterci in quello che faccio. Avrei potuto fare una trasmissione diversa dall'articolo 21, non fare inchieste o denunce e guadagnare tre volte di più quello che guadagno e quello che faccio onestamente. Noi lo facciamo onestamente. Da quando avevo 22 anni che il mio lavoro, che percorro giornalmente dalla radio alla televisione, sempre a pagarmi lo stipendio con una partita IVA, con quello che facciamo, con tutte le difficoltà, i drammi e le situazioni che abbiamo vissuto, sempre in prima linea. Non ci ha regalato niente nessuno e vi posso garantire che a Lino Polimeni nessuno ha regalato niente. Anche lo spazio che abbiamo in televisione ce lo siamo conquistati con le aziende, col portafoglio clienti. Nessuno ci ha regalato nulla. Ve lo garantisco, amici miei. Ce lo sudiamo tutti i giorni, sulla strada, come stiamo facendo in questo momento, di sabato. Siamo sulla strada per andare a difendere e a raccontare le persone che ci stanno aspettando a Cariati, all'ospedale di Cariati. Amici di Cariati, cercate di essere numerosi, perché al di là del sindaco ci dovete venire tutti, perché tutelare la salute è importante, tutelare la salute di tutti. E noi siamo veramente all'omicino. Siamo la regione più povera d'Europa, siamo gli ultimi d'Europa e questo territorio che stiamo percorrendo, il Crotonese, è l'ultimo d'Europa. E allora le chiacchiere sono a zero, ci vogliono i fatti. Noi siamo sulla strada per dare voce a chi non ce l'ha e difendere gli ultimi. E per me questa pagina, questo motivo di collegamento dalla pagina più popolare della Calabria, ci sono oltre 200.000 persone che hanno come follower, come mi piace, che seguono. Ecco, questo mi basta, perché è veramente una grande responsabilità quella che ho, dove la gente chiede aiuto e lo chiede a noi, non lo chiede alla politica, lo chiede a chi rappresenta quella libertà vera, come l'articolo 21 della Costituzione. Potrei parlare da dove siamo partiti fino ad arrivare a Cariati, ma smetto qui,
perché la voglia, il desiderio del mio lavoro, l'amore che ho per il mio lavoro è unico, a costo di rimetterci la vita. Io ci credo. Perché voi non ci credete nel grande potenziale che hanno gli uomini liberi? Grazie.